Con Sua Eccellenza il Vescovo di Noto, Monsignor Salvatore Romeo, qui a Modica, in questa sua prima visita ufficiale, in quelle che saranno le visite nei vari vicariati della diocesi. Ecco, lei ha detto una cosa molto importante: bisogna dare un segno concreto di vicinanza alle comunità. È proprio questo il senso di questi momenti di incontro. Il Papa mi ha voluto vescovo qui a Noto, e la cittadina di Noto è la sede dove vive il vescovo. Ma la diocesi è composta anche da altri comuni, da altre comunità, per cui io sento nell'animo il desiderio di visitare questa comunità, di incontrare i sacerdoti, di incontrare la realtà civile, di incontrare il popolo di Dio, perché la Chiesa che è in Noto vive proprio in questi comuni. Credo che la presenza del vescovo sia un fatto significativo per la vita di fede, e non solo per la vita di fede di un'intera cittadina. È il segno della premura di Cristo, un pastore che si fa presente nella vita feriale, nella vita ordinaria del popolo di Dio. Lei ha incontrato già questa mattina, e poi appunto lo farà nelle prossime visite, i presbiteri e i diaconi. Che cosa ha detto loro? Qual è il messaggio? Qual è anche il consiglio? Intanto ho voluto capire l'articolazione del territorio di Modica. Ho compreso che Modica è divisa in quattro zone: la zona centrale, la Modica alta, quella bassa, così come la zona rurale della cittadina. E ho voluto capire quelle che sono le problematiche sociali, così come anche la situazione religiosa delle nostre parrocchie, la situazione ecclesiale, quelle che sono le problematiche, come anche le belle risorse, perché Modica ha dato tanto alla Chiesa di Noto, alla nostra diocesi, sia per l'evocazione alla vita religiosa come anche alla vita sacerdotale. Poi è una comunità molto viva, e la Chiesa di Modica è espressione di quella che è la primavera e la bellezza della Chiesa di Dio. Ecco, ma qual è il consiglio che si sente di dare in generale ai presbiteri che guidano le comunità anche in questo momento A difficile? fondamento, credo, del nostro operato come sacerdote e come sacerdoti c'è quello di vivere l'esperienza della comunione, della fraternità sacerdotale, ricercare sempre il lavoro comunitario, perché dobbiamo bandire tutte le forme di navigazioni solitarie. Bisogna fare squadra, bisogna cercare di lavorare in rete, mettendo in comune quelle che sono le nostre forze, per poter dare un segno concreto anche alla collettività. Ecco, un altro incontro importante è con le istituzioni della città. Lei ha fatto appunto questa scelta di incontrare le istituzioni della città. Quanto è importante il rapporto chiesa-istituzioni e cosa si sente di dire a coloro che hanno questo compito così importante? Non è contrapposizione, sono due realtà evidentemente autonome che devono cercare la collaborazione, e poi credo che la città di Modica viva in questo momento una situazione particolare, perché si va verso le votazioni, e quindi secondo me bisogna anche suscitare nell'animo del cittadino quelle che sono le istanze critiche nei confronti delle istituzioni, perché non dimentichiamo che sia per le istituzioni religiose come anche per le istituzioni civili, al centro di tutto debba starci il bene della persona, e in modo particolare delle persone più fragili, le persone vulnerabili. Qual è il messaggio finale che si sente di lanciare, lasciare anche alla comunità modicana, ma non solo? La realtà modicana è il segno per il nostro territorio della rinascita, del lavoro sinergico tra le diverse realtà. Il messaggio che voglio lasciare è quello della Pasqua. Fondamentalmente è il messaggio di Cristo, perché Gesù ha donato ai suoi discepoli la pace. Noi dobbiamo ricercare sempre questi sentieri di pace, dobbiamo costruire ponti di fraternità
relazioni vere, in un contesto anche, mi pare, multietnico, dove convivono diverse culture, diverse fedi, per cui è l'espressione dell'universalità monica, quell'universalità a cui è chiamato lo spirito umano, perché è vero, siamo caratterizzati dalla nostra indole culturale siciliana, viviamo l'esperienza della fede cattolica, però dobbiamo essere aperti e accoglienti allo spirito, quello spirito che ci rende fratelli di tutti.